Migranti che continuano ad arrivare sulle nostre coste, come i 500 che sono stati tratti in salvo nella notte a largo della Libia e che domani arriveranno a Pozzallo. In Italia comunque sono tante le iniziative per fare in modo che ci sia integrazione, come quella che ci racconta da Genova l'inviata Elisa D'Alto. Ero più là. Si chiamano Prince, Abdul, Ahmed e i loro nomi richiamano le loro origini. Vengono da Senegal, Nigeria, Ghana e sono alcuni dei circa 250 richiedenti asilo seguiti dal campus migranti di Coronata a Genova. Un campus per imparare mestieri. Grazie a loro, ad esempio, riprendono vita questi vigneti che un tempo producevano il vino Bianchetta. A seguirli è Pino. Dopo una vita in fabbrica, ora due giorni a settimana li dedica ad insegnare a questi ragazzi come coltivare la terra. Il consulente agricolo è lui, Me l'ha detto che è lui. Qui a Coronata da circa 3 anni la cooperativa Un'altra Storia sta pian piano ristrutturando i locali dell'ex istituto per anziani San Raffaele. In queste sale i ragazzi non ricevono solo un letto e un pasto, ma imparano a fare il muratore, l'operatore di sala, il sarto, a prendersi cura di anziani e disabili. Ah, qua in Coronata ho imparato tantissime cose. La prima cosa è italiano, sempre italiano tutti i giorni. Hanno una voglia incredibile di fare le cose e poi sono davvero molto bravi, molto attenti verso le persone fragili. Nel campus si impara l'italiano, ma non solo. C'è Salvatore, ad esempio, 40 anni sulle navi da crociera, oggi insegna come si lavora in una sala ristorante. Che cos'è il menù? Al piano terra c'è il laboratorio di sartoria. Qui sarà cucita la casula che indosserà Papa Francesco nella sua visita a Genova il 27 maggio prossimo. Con i 35 euro al giorno a migrante, la cooperativa riesce a far quadrare i conti e anche a formare delle piccole borse lavoro per quando, una volta usciti da qui, questi ragazzi dovranno cominciare una vita nuova che molti di loro immaginano in Italia.